casa la fortuna. Un semplice tiro di dadi. Ciascuno dei ragazzi dovrà agitare il barattolo contenente i dadi e poi rovesciarli per terra. Chi otterrà la somma più alta vincerà, quindi si tratta di pura fortuna. Bravo, lascia. Allora, punteggio di 1 e 2, 8, 3, 10, 30, 40, 6, 12, 14, 14. Ok, passiamo a Rocca Porena. Ok, somma altissima, allora siamo a 18, 22, 27 per Rocca Porena. Già piedi, in ginocchio. Allora, 4 e 4, 8, 3, 11, 13, 13 per già piedi, un applauso. È il turno di Martignano con le giacone. Diciassette per Martin, per Colle Giacone. Martignano. Undici per Martignano. E se non vado errato, fino ad ora è il punteggio più basso, giusto? Sì. Colmotino. Vi ricordiamo che dovete tirare i dadi in ginocchio, ok? Dovete soffrire. Quattordici per Colmotino. Ricordiamo che in testa fino adesso c'è Rocca Porena con ben 27 punti. Il massimo è 36 perché sono 6 dadi, 5, quindi 30. Ecco, rimetti dentro, alla quarta mettiamo sopra il cofino e poi lo rimetti. 6, 3, 9, quindi 17. Adesso è turno di Avendita. Ecco, abbiamo un nuovo primo classificato, Avendita con 29 punti. Punteggio difficile da eguagliare perché vi ricordiamo che il massimo è 30, ma la fortuna decide. Ok, 13 per Poggio Primo Caso. Adesso è il turno di Fogliano. Per Fogliano, quindi Maniggi, l'ultima, venti per Maniggi, quindi i giochi sono fatti, tra poco vi annunceremo la classifica finale, valida per l'attribuzione dei primi 10 punti per la gara di domani. Prego, potete tornare al vostro tavolo. Vi invitiamo a comprare...